Cristina, oggi siamo qui perché presenti questo disco che io ho già annunciato il mio disco dell'anno, ancora prima di ascoltarlo. Ovviamente le canzoni che sono contenute in questo disco sono canzoni che noi abbiamo visto durante, tutti abbiamo visto durante la nostra infanzia, tutti abbiamo degli aneddoti legati a queste canzoni, ma ti volevo chiedere se quando hai incontrato questi artisti ti hanno raccontato un po' gli aneddoti legati alla loro infanzia oppure che cosa significano per loro queste canzoni. Ma guarda, quasi tutti gli artisti mi hanno parlato della loro infanzia appena sono arrivati davanti a me, perché secondo me hanno visto la loro infanzia, non so perché, quindi hanno cominciato a parlare dei ricordi di quel cartone, di quando erano piccoli. Noemi, ad esempio, appena entrata in studio era di una felicità perché cantava la sua canzone preferita, Lady Oscar, quindi una spada per Lady Oscar. E lei mi raccontava che da piccola il suo primo vestito da carnevale era il vestito di Lady Oscar, quindi lei era strafelice. Michele Bravi, contentissimo perché ha cantato i Puffi e lui era legatissimo a questo cartone animato, e quindi i Puffi sanno. Elio, ad esempio, che è una delle canzoni che a lui piacciono moltissimo, tra parentesi, e siamo fatti così e abbiamo cantato quella. Diciamo, ogni artista si è emozionato e mi ha raccontato veramente delle cose, dei cartoni, delle canzoni, delle sigle, e quindi io ascoltavo e poi cantavamo, quindi ci siamo davvero tanto divertiti. Beh, sicuramente sarà emozionante sapere che la tua musica ha dato questo. Poi i nostri lettori sono grandissimi fan di Benge Fede, quindi non posso non chiederti come è andata con loro, che comunque loro sono tra i più giovani che hanno collaborato a questo progetto. Guarda, ti dico, questa è una musica, questo è un disco intanto per tutti, quindi per grandi e piccini, perché ci sono artisti adulti, poi ci sono artisti molto 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 giovani, tipo Benji e Fede, che hanno cantato Che campioni ho io e Benji. Ovviamente, non si poteva cantare altro. Quindi sì, sono felice perché hanno partecipato anche loro, e sicuramente tanti ragazzini ascolteranno questa canzone che magari non tutti conoscono, e magari adesso, ascoltando anche Benji e Fede, potranno cantarla con noi, quindi io sono molto fiera e molto contenta anche di questo. A tutti gli amici di Ginger Generation un bacio grande grande e un forte abbraccio. A presto, ciao!